Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Pierluigi Pardo e Stefano Nava pronti come sempre a raccontarvi le emozioni di questa sfida. Giornata di campionato che sta per avere inizio. Ti aspetto una sfida stellare, Stefano. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Sarebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. Bene, qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. Azione che si fa interessante. Lo vede. Pallone interessante. Pallone gestito male qui. Krajnc. La squadra che ha segnato più di tutte nel torneo, opposta a quella con il peggior attacco. Hanno il miglior attacco del campionato, dunque non dovrebbero avere troppe difficoltà a portarsi a casa la vittoria, sulla carta almeno. C'è il tocco sulla fascia. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Chance per il cross, può portarsi in vantaggio. Grande parata. 1-0 nel primo quarto d'ora. Possiamo rivedere le fasi finali dell'azione che ha portato al gol. Bravo l'attaccante ad avventarsi sulla respinta e a crederci, battendo il portiere. Provvidenziale, peraltro, sulla prima conclusione non poteva far di più per evitare il gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. C'è spazio per andare. Palla fuori, sarà corner. Palla in area di rigore. Non è riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità. Prontissima qui intanto la regia che ci mostra nuovamente il gol del vantaggio. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Fanno girare il pallone, non sembrano avere fretta nonostante lo svantaggio. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Passaggio sbagliato, palla in out. Vediamo cosa fa ora. Riconquista palla con un contrasto ruvido ma regolare. Ci sono metri per andare. Difesa avversaria piazzata male qui. Pallone che è uscito, sarà rinvio dal fondo. Recuperano il pallone. Interrompono bene l'azione.
palla larga, taglia fuori bene qui la difesa col lancio lungo e c'è la conclusione e c'è la presa sicura del portiere. Con grande qualità ha saltato il suo avversario. Troppo facile per lui. La difesa spazza via il pallone. La difesa ha spazzato, ma c'è ancora una possibilità. Apre il gioco. Pallone profondo, pericoloso. Partita equilibratissima, parità assoluta. Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Gol da dividere a metà tra l'autore del tiro e il portiere. Bravo il primo a trovare il varco giusto, meno bravo il secondo a farsi sorprendere sul proprio palo. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Lecce bene la traiettoria qui. A campo sulla fascia. Ha evitato un possibile gol. Viene chiuso, vediamo come se la cava. Perdono qui il possesso di palla. Palla che finisce in out. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Grande recupero in area. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki-taka. Buona l'idea qui. Parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. Corner battuto in mezzo. L'aveva indirizzata bene, ha alzato leggermente la mira, pallone sopra la traversa. Bel tentativo, un pelo impreciso. Krajnc. Passaggio troppo forte, nessun problema per il portiere. Pallone perso. Lo supera benissimo. Prova a calciare. Hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico modo che hanno, secondo me, per portare fino in fondo questo risultato. Ha bruciato sul tempo il proprio marcatore scattando sul filo del fuorigioco, come ci raccontano bene le immagini. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Il punteggio adesso è di 2-1. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Occhio al tocco interessante. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Gioco fermo, si è alzata la bandierina del guardalinee ed è offside. Ci sono proteste, sembrava una chiara azione da rete, ma il collaboratore dell'arbitro non ha avuto dubbi.
Un altro ottimo passaggio. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Primo tempo divertente, 2-1 il punteggio fin qui. La squadra. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Taglia tutto il campo con questo lancio. Perdono palla banalmente. Passaggio inguardabile. Concessa dunque la rimessa laterale. Allarga il gioco sugli esterni. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Ancora un passaggio perfetto. Occhio, cerca l'area di rigore. E c'è il tiro. Intervento facile per il portiere. Avanza, palla al piede. In acrobazia. Portiere chiamato in causa qui, direi non troppo difficile. Buono qui il giro palla. Se quel pallone fosse passato sarebbero stati guai. Palla in fallo laterale. Atteggiamento abbastanza passivo adesso. Cerca la porta. Conclusione debole, nessun problema per il portiere. Guadagna metri. Opportunità per il cross. Può colpire da lì e c'è il gol. Non ha dubbi qui l'assistente, è fuori gioco e dunque il gol viene annullato. I giocatori protestano, ma l'arbitro e il suo collaboratore non hanno avuto dubbi. Il replay ci mostra l'azione del gol annullato. Che ne dici? A velocità normale, Pier. Sembrava di sì, ma rivedendolo sono d'accordo con la chiamata dell'assistente. Pallone riconquistato agli avversari. Che classe questo giocatore! Grande classe, direi. Pallone profondo, pericoloso. Senza problemi qui la difesa. Il tocco del difensore e dunque calcio d'angolo. Un cambio che dovrebbe dare nuove energie fisiche e nervose alla squadra per tentare la rimonta. C'era bisogno di una svolta anche a livello tattico. Occhio al corner. Girata di testa che è uscita di poco. Ha esagerato con la torsione quel tanto che è bastato per sperirla fuori. Parlerei più di sfortuna qui che di imprecisione. L'aveva impattata bene. Would Alex O'Neill please meet your wife at the ticket office? Thank you. Regalano palla agli avversari.
prova a servire profondo il compagno. Buon possesso palla, cercando spazi. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Hanno annullato il vantaggio degli avversari. Segnare non è mai facile, però stavolta era davvero impossibile, onestamente, non inquadrare la porta da lì. Bravo a mantenere anche la giusta lucidità e a battere il portiere con questa conclusione sotto misura. Risultato di parità che riflette quanto si è visto finora in campo. Anche i numeri sul possesso palla certificano il sostanziale equilibrio. Non si stanno certo risparmiando, vogliono vincerla, vogliono segnare un gol in più degli avversari, non si accontentano del pari. Questo è bello, può ricevere una posizione interessante. Punta l'area. Attenzione, pericolo. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Ha un'autostrada a disposizione. La rimette in mezzo. Ha scelto il male minore concedendo il corner. Rischia grosso qui l'arbitro che si avvicina. È arrivato il cartellino giallo per lui. Sensazione che se lo aspettasse, Pier. Perdono palla. C'è il tocco sulla fascia. Gran tiro. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. È scattato troppo presto e dunque offside. Peccato, perché poteva andare in porta. Minuti finali di grande intensità. Tutti vogliono vincere la partita che è ancora inchiodata sulla parità. Punizione da posizione decisamente favorevole questa. Posizione interessante, può anche andare direttamente in porta da lì. Occasione. C'è l'errore, perdono palla. Non si accontentano del pari, provano in questo finale. Possesso regalato qui. Possono passare in vantaggio. Intervento da campione del portiere che evita lo svantaggio nel finale. Conclusione a botta sicura. Ma cosa ha fatto il portiere? Ma cosa ha fatto? Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Ottimo l'intervento del portiere che blinda il pari. Beh, se avessero preso gol in questa circostanza, difficilmente avrebbero avuto il tempo per rimontare. Palla verso il centro dell'area. Ci arriva con la punta delle dita. Grande attesa per questo corner che può decidere le sorti della gara. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Palla ancora in calcio d'angolo. Crossa nel mezzo. Ha provato il colpo a effetto, ne è uscito uno dei gol più belli della stagione. Nulla da fare per il portiere.
Ci viene riproposto il replay del gol. Anche in diretta mi è sembrato che il portiere potesse fare meglio, onestamente. La palla è rimasta lì sulla sua prima conclusione ed è stato rapido ad avventarsi sulla respinta l'attaccante avversario. 3-2, partita molto spettacolare. Avanza la caccia del gol del pari, non c'è più molto tempo. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Altri 5 minuti per le speranze dei padroni di casa. Questa è l'entità del recupero. Il pubblico di casa, Pierre, accoglie con favore l'entità del recupero. Sperano ancora in una clamorosa rimonta della loro squadra. Può metterla da lì. Ed è rete! Sono scatenati adesso. Hanno preso le misure agli avversari, Pierluigi. Risultato adesso sul 4-2. Number 7, Ryan Colfer. Palla consegnata agli avversari. Stanno facendo girare bene il pallone oggi. Eh sì, non sbagliano un passaggio. Risultato sorprendente quello di oggi, con gli ospiti che hanno trovato in trasferta tutti i gol che fin qui erano mancati. Ottima la prestazione della squadra ospite, anche dal punto di vista difensivo. Hanno arcinato. Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Gara che promette scintille, tutto è pronto per 90 minuti di grande intensità. Un saluto da Piero Gibardo e Stefano Nava. Se volete sapere come andrà a finire, rimanete con noi. In palio oggi 3 punti per la classifica. Non dovrebbero mancare le emozioni oggi a giudicare dalle formazioni in campo. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Senza problemi qui, non segneranno certo con questi tiri. Li porta via bene il pallone. Occasione per passare in vantaggio. Intervento comodo del portiere che dice di no a questo tiro. Pronto, reattivo, eh? Non era una parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo comunque a rimanere concentrato. Cross verso il centro dell'area. Vediamo cosa fa ora. Capisce tutto e ferma l'azione. La prima parte della stagione ci ha regalato una lotta al vertice che forse in pochi aspettavano la vigilia, con diverse squadre che possono dire la loro per il titolo. In effetti sono rimasto sorpreso anch'io, pensavo a una situazione già ben delineata a questo punto della stagione. Per una volta sono felice di essermi sbagliato, i campionati. Arbitro costretto già a intervenire dopo pochi minuti. Cartellino giallo, l'arbitro vuole dare subito un segnale ai giocatori. E se cominciamo così, chissà quanti ne prenderanno. Devono abbassare i toni. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Giocata interessante per il compagno. La respinta di pugno. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Suggerimento interessante. Palla che torna alla difesa avversaria. È sicuramente fra i giocatori da seguire, fra quelli in campo oggi. Ha tenuto una media gol pazzesca nelle ultime 3 uscite, con oltre un gol a gara.
è in uno stato di grazia e oggi potrebbe confermarlo. Interviene proprio all'ultimo e salva. Portiere senza problemi che sventa la minaccia. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Houlahan. Posizione ideale. Buona qui la lettura del difensore. Pallone profondo, pericoloso. Bravo qui a smarcarsi. Palla spazzata via dal portiere. Palla recuperata dagli avversari. Houlahan. Dice di no, tuffo prodigioso. Corner in aria. Ci ha provato nonostante il disturbo, ne è uscita fuori una conclusione di testa che non ha impensierito il portiere. Ha preso bene il tempo sull'avversario, non era comunque facile incorrere dalla porta. Pallone che torna agli avversari. Cerca la sovrapposizione. Buon movimento di squadra. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Gran palla. Può crossare. Altro tentativo. 1-0, il gol che apre le marcature. La difesa ha giocato alle belle statuine in occasione del gol che stiamo rivedendo. Gli avversari hanno fatto il loro comodo in aria senza che nessuno li disturbasse. Atteggiamento che denota una scarsa concentrazione. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Deviazione in out. Si ripartirà con la rimessa laterale. Cerca la giocata laterale. Gran palla questa. Portiere che svetta la conclusione senza problemi. Bravo, attento. Non si è lasciato sorprendere. Occhio al tiro dalla bandierina. La difesa spazza via il pallone. Possono trovare il gol del pari, attenzione! Nessun problema qui per il portiere. Gara che si disputa sotto la pioggia e questo potrebbe incidere sulla prestazione delle squadre. Il terreno di gioco sembra comunque buono, anche se cominciano a fare... Occhio da lì! Se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo, è pur sempre un gol al volo, Pier. È da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Conclusione che meritava miglior sorte. Si affidano al tiki-taka per cercare il gol del pari. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Gol, conquistano la parità. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Hanno pareggiato, dunque 1-1.
Brutto passaggio e pallone regalato. Puntuale qui il difensore nel recupero. Può ricevere la posizione interessante. Si mette col corpo tra palla e difensore. Manovra interrotta dagli avversari. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Occhio che guadagna metri. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Grande tackle che sventa il pericolo. Ci sono ancora 120 secondi da giocare. Due minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Il miglior attacco del campionato ha colpito ancora con questa rete del vantaggio. Fanno paura là davanti. Le difese avversarie tremano di fronte a una potenza di fuoco simile. Si è avventato su questa palla e ha punito il portiere con una deviazione di testa precisa ed efficace. Arriva il finale di questa prima frazione che si chiude dunque sul risultato di 2-1. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Ulahan punta l'area, ha interrotto un'azione pericolosa, può arrivare il cartellino. C'è una ammonizione in arrivo per lui. Mi pare che incassi di buon grado il giallo, sa che l'arbitro ha ragione. Conclusione murata. Pallone che è uscito, sarà rinvio dal fondo. Palla colpita troppo forte, nessun problema per il portiere. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Ha portato in vantaggio la sua squadra poco prima dell'intervallo, un gol questo che potrebbe rivelarsi decisivo anche e soprattutto a livello morale. C'è spazio per la ripartenza. Avanza verso la porta. Un'altra buona giocata. Ulahan. Buon movimento di squadra. Non può sbagliare. Possesso palla prolungato. L'azione non è ancora finita. Tiro respinto dal difensore. Un corner da sfruttare a caccia del pareggio. E arriva il cartellino giallo. Giallo. Sì, aveva lasciato proseguire il gioco, ma non si è dimenticato del fallo. Palla verso il centro dell'area.
Super portiere qui, l'alza sulla traversa. Palla in out, altra possibilità dalla bandierina. Occhio al tiro della bandierina. Ci pensa lui a spazzare via. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. La magia per saltare l'avversario. Imprevedibile. Può girare il pallone. Palla recuperata. Dagli avversari, buona la sua prestazione, ci si aspettava molto da lui, non ha tradito certamente le attese. Houlahan, scelgono il fraseggio, ma forse dovrebbero alzare un po' il ritmo se vogliono trovare il pari. Azione da seguire. Puntuale qui il difensore nel recupero. Palla rubata in una zona pericolosa. Guadagna metri. Partono in contropiede. Pallone interessante. Palla dentro, occhio. Hanno sfruttato nel migliore dei modi un'ottima azione di rimessa. Da mostrare ai ragazzini delle scuole calcio, Pierre, un contropiede da manuale. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Ottime qualità nel possesso fin qui. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Houlahan. Si affidano una fitta rete di passaggi. Davis. Devono recuperare il doppio svantaggio, provano ad attaccare qui con un'azione insistita. Davis. Palla giocata sugli esterni. Recupera palla grazie a un buon tackle. C'è campo per la ripartenza. Occhio al pallone filtrante. Occhio all'imbucata. Occhio al tiro. Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. La regia ci mostra il replay del gol da un'altra inquadratura. Ha sfruttato bene l'assist all'indietro del compagno. Hanno poi sfruttato al meglio questo 2-1 vanificando l'intervento del portiere. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Davis. Doveva essere una partita equilibrata, invece si sta rivelando una gara a senso unico. Come te lo spieghi? C'è poco da spiegare, Pierre. Il calcio è imprevedibile. Smith. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Pallone profondo, pericoloso. Interrompono bene l'azione.
Il pubblico di casa sembra quasi rassegnato di fronte a questa partita. Per come sta andando la partita, hanno ben poco da festeggiare. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. C'è il tocco sulla fascia. Ha spazio per andare. Attenzione perché è pericoloso. Houlahan. Mamma mia, cosa ha fatto qui! Respinge il difensore. Pallone in profondità. Per straordinario il riflesso del portiere sul tentativo da pochi passi. Mi sto ancora chiedendo come abbia fatto a prenderla, Pier. Mamma mia, eccezionale veramente. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Bravo qui nell'interrompere tutto. Occhio alla palla gol. C'è un buon anticipo. Qua c'è il pallone giusto. Risolve l'intervento decisivo. Occhio al contropiede qui. Si aprono spazi, attenzione. Prova a calciare, ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Gol fantastico! E meno male che c'è il replay che ci mostra la perfezione di questa conclusione al volo. Che meraviglia! Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. È finita con la gioia della squadra ospite che si porta a casa i tre punti. Tre punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla e quando giocano così, diventano davvero difficili da fermare.